Nella formula della relatività generale sappiamo bene che C2 è una condizione assoluta, relativa ad una velocità assoluta. La velocità può essere assoluta anche nella espressione della seconda legge della dinamica, F uguale m per a. Quando noi andiamo ad osservare che l'accelerazione, che è l'incremento della velocità nel tempo, prevede questo incremento tra una velocità iniziale e la velocità che poi porta all'accelerazione, come a una somma tra due velocità, che in assoluto invece è un prodotto, in quanto ogni velocità espressa in metri e secondi, riferiti tutti al ciclo decimale, perché con l'istituzione del metro, del secondo, eccetera, fu adottato il sistema metrico decimale per tutte le unità di misura, allora l'incremento tra la velocità iniziale e la velocità dell'accelerazione, che porta poi a definire il valore finale della velocità, è una condizione che prevede in assoluto, ossia 10 elevato a v, come il valore assoluto della velocità, un prodotto tra 10 elevato a v0 e 10 elevato alla velocità addizionale. Quindi anche nella formula della forza possiamo considerare una condizione assoluta che ricalca quella dell'energia e si esprime con F uguale mv al quadrato. Posto dunque entrambe le equazioni come assolute, relative a velocità assolute, possiamo metterle in rapporto tra di loro. Allora ci accorgiamo che l'energia sta alla forza, dovrebbe stare alla forza, come C2 sta a V2, ossia come il rapporto tra le due velocità assolute. Ora l'energia è a tre dimensioni, mentre F, la forza, agisce su una sola dimensione. Quindi se noi facciamo il confronto tra le rispettive dimensioni, vediamo che dal rapporto tra l'energia e la forza, ossia dal rapporto tra tre dimensioni e una dimensione, avanzano due dimensioni, mentre invece dal rapporto tra le due velocità assolute non avanza nessuna dimensione perché entrambe hanno la stessa dimensione assoluta della velocità. Poniamoci a questo punto la domanda: è mai possibile che due dimensioni siano uguali a zero dimensioni? Ossia che un'area non sia uguale a nulla? Io direi che non è possibile, non è mai possibile. Pertanto, la E uguale MC2 trascura l'area elettromagnetica che ha quella velocità nel verso elettrico. Se vogliamo poterla trascurare, considerando solo la forza unilaterale della massa, dobbiamo trasformare la C2 piccola in C grande al quadrato, ossia riferire la massa m nella relatività generale
alla velocità C grande, che non è quella della luce, ma è quella della massa totale elettromagnetica nel verso elettrico e non quella della pura sezione che si muova nella velocità C, quando quella sezione non è minimamente considerata nella sua dimensione, in quanto sarebbe uguale a 1 al quadrato. In sostanza, la C è simile a tutta la massa d'acqua di un fiume, che fosse posta come una sola unità in avanzamento. Tanto che, moltiplicandosi poi quella unità di massa per la massa m, la esprima per m volte e tutta quanta su una sola linea. Infatti, immaginando poi in libera caduta tutta la massa di quel fiume, il suo prodotto per m sarebbe tutta l'energia di m, solamente se quella massa in libera caduta fosse in se stessa l'unità della massa elettromagnetica, il che sappiamo benissimo che non è. Non possiamo prendere la massa di un fiume e sostenere che essa corrisponde alla massa unitaria elettromagnetica, che moltiplicandosi per m poi dia tutta l'energia elettromagnetica di m. In sostanza, noi dobbiamo togliere di mezzo il rapporto tra E e F che lascia vive due dimensioni. Dobbiamo trasformare l'energia in modo che si esprima tutta su un solo verso, il che accade quando e solo quando il suo fronte di avanzamento è 1x1. Allora tutta l'energia si esprime in un unico verso e è alla stessa condizione della F. Ora, perché la energia sia tutta, la massa deve moltiplicarsi per la massa unitaria elettromagnetica e la possiamo calcolare. Deve essere il fronte unitario elettromagnetico che avanza in tutto il lato elettrico. Sappiamo benissimo che il fronte in linea del volume elettrico è espresso a livello di unità atomica da 10 al cubo. Anche il volume magnetico ha la quantità di 10 al cubo, ma è opposto, è il logaritmo decimale di questa potenza basata sul 10, logaritmo che è il processo opposto alla potenza basata sul 10. Quindi il prodotto 3 per 10 al cubo è il fronte elettromagnetico. Se avanza in tutto il lato elettrico, avanza per 10 alla 5 unità atomiche, per cui il prodotto 3 per 10 alla 8 è tutto il volume unitario che avanza nel verso elettrico ed è la C grande che noi dobbiamo considerare. Ora, poiché anche il volume nel movimento magnetico è lo stesso, C al quadrato esprime la combinazione tra tutto il volume nel suo moto magnetico con quello di tutto il volume nel suo moto elettrico, per cui C grande al quadrato è tutto l'elettromagnetismo. Capite bene che E è tutta l'energia quando la massa M moltiplica l'unità dell'energia elettromagnetica, che è espressa dalla combinazione elettromagnetica
del flusso unitario elettromagnetico atomico.